Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Senti, in cucina, anche a tavola, non deve mai mancare il vino. E io vedo che te, da bravo chef, c'hai il tuo calice, c'hai la tua bottiglia. L'argomento di oggi è il vino, però non nel bicchiere, il vino nel piatto. Beh, il vino naturalmente non deve, come hai già detto, non deve mancare possibilmente di buona qualità, perché non dimentichiamoci che se un prodotto già di base è buono, quasi sicuramente il prodotto finale sarà anche altrettanto. Beh, si presta molto alla cucina il vino, soprattutto quello rosso, ma anche quello bianco, sia per sfumare le nostre pietanze, come può essere una carne, però non dimentichiamo che anche nei primi può essere interessante usare il vino. Ad esempio, il vino rosso, potremmo fare degli spaghetti al vino rosso. Sono semplicissimi e buonissimi. Mettiamo a cuocere degli spaghetti di semola di grano duro, quindi secchi, nel nostro bollitore. Nel frattempo possiamo fare un piccolo battuto di cipolla, un po' di aglio, un po' di peperoncino. Facciamo una sorta di aglio, olio e peperoncino un pochino più ricca. A quel punto scoliamo la pasta, la aggiungiamo in padella e annaffiamo con del vino rosso, naturalmente senza esagerare. Saltiamo il tutto, facciamo prendere bene il calore perché così l'alcol evapora, rimane solo l'aroma, e si salta cercando di fare una bella crema rossa. Il vino va aggiunto appena si mette la pasta in padella, in modo tale che si colora subito, e vedrete che avrà un sapore fantastico. Poi lo mettete nel piatto, aggiungete un po' di pecorino, possibilmente stagionato, e avrete un piatto economico, buono e di grande effetto. Senti, è finito l'inverno, è cominciata la primavera, anche se ancora non ce ne accorgiamo. Ma un primo e un secondo che ci consigli dal tuo menù di Toscana Fair per la sera? Cosa possiamo venire a mangiare, Vincenzo? Beh, noi abbiamo una vasta scelta di primi che fatti tra l'altro con pasta fresca che facciamo noi, quindi potreste venire a provare la nostra lasagnetta fatta con delle erbette e verdure. In questo caso non c'è il vino, ma insomma il risultato è ottimo. Oppure potreste venire a provare la nostra bistecca che viene cotta sulla griglia qui da noi, che ha un aroma e una fragranza veramente invidiabile. Benissimo, io ti ringrazio. La prossima puntata parleremo della marinatura della carne. Bene, certo, sì. Altro passaggio importantissimo nella cucina. Benissimo, non sveliamo cosa diremo la prossima puntata. Ciao Vincenzo e grazie. A voi, arrivederci, ciao. Vai, se no.